Cari amici di Radio Maria, ci scusiamo per il ritardo perché oggi era il giorno dell'anniversario, c'era tantissima gente a Međugorje e era anche difficile poi tornare a casa, però adesso abbiamo ai microfoni Maria che ci trasmette il messaggio della Regina della Pace di oggi 25 giugno 2017. Ciao Maria! Ciao Padre Livio, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria. Oggi come ogni 25, ma in modo speciale oggi è 25 giugno, esattamente 26 anni dell'apparizione, della presenza della Madonna in mezzo a noi. E 36. oggi ci ha dato il seguente messaggio. Cari figli, oggi desidero ringraziarvi per la vostra perseveranza e invitarvi ad aprirvi alla preghiera profonda. Figlioli, la preghiera è il cuore della fede e della speranza nella vita eterna. Perciò pregate con il cuore, fino a che il vostro cuore canti con la gratitudine a Dio Creatore che vi ha dato la vita. Figlioli, io sono con voi. E vi porto la mia benedizione materna della pace. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Danas, kao svakog 25. u mjesecu Gospa nam je dala ovu poruku. Draga djeco, želim zahvaliti na vašoj ustrajnosti i pozvat vas da se otvorite dubokoj molitvi. Molitva je dječice, srce vjere i nada u vječni život. Zato molite srcem, dok vaše srce ne pjeva sa zahvalnošću Bogu Stvoritelju koji vam je dao život. Ja sam s vama, dječice, i nosio vam moj majčinski blagoslov mira. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Maria, oggi era il 36° anniversario dell'apparizione della Regina della Pace. In genere questo giorno è celebrato con un grande concorso di pellegrini a Međugorje. Com'è andata ieri e oggi? Padre Livio, qua siamo nella festa e con la novena e preparazione ci siamo preparati e grazie a Dio il numero di pellegrini sempre aumenta e oggi sull'altare c'erano 191 sacerdoti che ha col celebrato, più sacerdoti che hanno confessato intorno. È un trionfo della festa della Madonna e della presenza di pellegrini, grazie a Dio, si sente come ogni anno, si sente gratitudine alla Madonna e con gratitudine anche stiamo ringraziando il parroco, ha ringraziato anche al Santo Padre perché ci ha mandato Arcivescovo Osè che con una serietà, con una gratitudine e anche una, diciamo, ha dato la sua testimonianza, ha visto frutti, è andato a parlare con tutti, in modo speciale attraverso giornalisti che sono stati presenti, ha detto io sono qua al nome del Santo Padre che mi ha mandato e alla conclusione ha detto che lui porterà a Santo Padre questi messaggi, che è messaggio che Međugorje è confessionale del mondo, che Međugorje è adorazione, Međugorje è cristocentrico. E così parroco, salutando tutti i pellegrini, ha detto io oggi a modo speciale, nome della parrocchia di Međugorje, voglio ringraziare a Santo Padre perché ha mandato questo uomo che ha portato questa notizia che è la presenza della Madonna 36 anni in mezzo a noi e che il messaggio è così attuale, così ha fatto con una espressione molto forte, diciamo, per tutti noi è stato un segno perché qua la Madonna ci ha portato a Gesù, quello che la Madonna dall'inizio ha detto, quando ci siamo innamorati di lei ha detto, Grazie.
non dovete attaccarvi a me, ma dovete andare a Gesù, che Gesù sia al centro della vostra vita. Senti Maria, la Madonna ha iniziato dicendo: oggi ho deciso di ringraziarvi per la vostra perseveranza. Cioè, io ho pensato che comunque il ringraziamento va prima di tutto a proprio alla parrocchia di Međugorje, proprio alla cittadina di Međugorje, perché per 36 anni comunque ha perseverato nella preghiera, ha perseverato nella testimonianza, e anche i veggenti che hanno perseverato, cioè c'è stata una lunga traversata del deserto, come il popolo di Israele, no? Loro 40 anni, noi 36, in realtà però, noi quando la Madonna ci ha detto... Dopo tanto tempo l'albero di Međugorje diventa sempre più verde, sempre più fruttuoso. È vero, ma per noi anche perseveranza del grande amore di Dio, mandandoci la Madonna, perché la Madonna tante volte dice: Dio mi ha permesso di essere in mezzo a voi. Ecco, questa gratitudine che abbiamo anche alla Madonna, e senza di lei non cambiava mondo, perché qua c'è il mondo, quel piccolo, diciamo, gregge che prega, che crede che il mondo cambia, contro tutte le ideologie, contro tutte le tempeste, imperie che ci sono oggi nel mondo attraverso tante, tante ideologie ideologie che sono oggi moderne, che stanno distruggendo, perché anche nella predica oggi si parlava sacerdote contro tutto quello che vuole distruggere la Chiesa. La Madonna sta qua vivendo, pregando con noi, lei che ha sofferto, lei che ha avuto annuncio, lei che sa cosa significa la sofferenza, lei che sa anche con Magnificat, lei che ha gioito, e la Chiesa che è anche nella gioia, ma anche quella Chiesa che è anche sotto la croce. Certo. Quella Chiesa che oggi a modo speciale qua a Međugorje è quella di Spirito Santo, quella che Spirito Santo ha guidato, era sposo della Madonna, e oggi anche attraverso la Madonna Spirito Santo sta soffiando qua attraverso la Madonna nel popolo che sta vivendo un rinnovo della Chiesa attraverso Međugorje. Senti Maria, però comunque dopo aver ringraziato per la perseveranza, la Madonna ci ha subito ricordato quello che è il suo invito fin dai primi giorni, e cioè quel triplice pregate, 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 che attraversa tutti i messaggi, perché se oggi c'è la crisi della fede, specialmente nella famiglia dell'Occidente, perché si è abbandonata la preghiera. Sì, la Madonna ci sta portando nella preghiera, ma non nel qualsiasi preghiera. Lei dice preghiera profonda, perché non c'è più tempo per la preghiera quella a metà. La Madonna ci sta chiamando alla preghiera profonda, per dire finora potevate pregare, ma adesso vi chiamo di andare nella profondità della preghiera. Cioè, in pratica la preghiera profonda è la preghiera fatta col cuore. Sì, ma io penso tante volte, non soltanto questo, la Madonna ci sta chiamando, preghiera con cuore, ma non più nell'un modo o l'altro, dice con la profonda fede. Certo. E della speranza nella vita eterna. Cioè, quella preghiera che ci unisce a Gesù Cristo intimamente. Esattamente. La Madonna ci sta chiamando, come lei dice stasera, di pregare con cuore, con fede, con speranza, e con il nostro sguardo deve essere vita eterna. Certo, quindi diciamo che questa preghiera è una conquista quotidiana, comunque non è mai data una volta per tutte, bisogna ogni giorno rinnovarla. Esattamente, con costanza dobbiamo rinnovare la preghiera quotidiana, quello che lei all'inizio con noi ha cominciato attraverso prima preghiera che abbiamo fatto insieme con la Madonna era 7 Padre Nostro, 7 Ave, 7 Gloria e Credo.
Poi pian piano la Madonna ha chiesto di più, ci ha chiesto rosario, misteri della gioia, misteri del dolore e misteri della gloria. Poi pian piano la Madonna ci ha chiamato di pregare sempre di più affinché la nostra vita diventa preghiera. E quindi dalla preghiera si passa alla testimonianza, cioè pregando ci uniamo a Dio e riceviamo il suo amore, nella vita dobbiamo dare agli altri l'amore di Dio, quello che lui dà a noi nella preghiera. Esattamente, esattamente, ma anche con la gioia, perché la Madonna ci sta chiamando con la gioia nella gioia, perché con la gioia di essere cristiani, battezzati, ma allo stesso momento la Madonna ci sta chiamando anche con questa benedizione materna della pace. Lei dice, per dire, non siamo soli, lei è con noi. Questa, mi piace molto questa espressione, no? Pregate fino a che il vostro cuore canti con gratitudine a Dio creatore. Cioè noi non possiamo soltanto fermarci alla preghiera di domanda, chiedere questo o quella grazia. Dobbiamo anche fare la preghiera di lode, di ringraziamento, di adorazione per le meraviglie delle opere divine nella natura, nella storia e anche nella nostra vita. Io penso che la Madonna vuole che diventiamo tutti un po' poetiche, preghiamo così tanto che poi canto, preghiera comincia a essere canto, comincia a essere gratitudine, che comincia a essere gioia, che comincia a essere testimonianza di... Perché oggi io penso che la Madonna proprio questo vuole, che non siamo stanchi di essere cristiani, ma la Madonna vuole che siamo cristiani, gioiosi, che con la gratitudine a Dio, come lei dice, che il nostro cuore canta a tutto quello che Dio ci ha dato, perché lei dice anche perché con gratitudine per la vita, per tutto quello che abbiamo, per tutto quello che anche che abbiamo la Madonna in mezzo a noi, che è la nostra speranza, che è la nostra, come si chiama, la stella che ci sta portando verso la giusta via. Perché chi si attacca alla Madonna non ha paura, perché la Madonna è con noi e Dio è con noi, perché lei ci porta a Dio, a suo figlio. Sì, molte volte noi abbiamo paura di tante cose. E così ci scoraggiamo, e invece dobbiamo sapere che se Dio è con noi vinciamo tutte le battaglie. È vero, perché la Madonna è proprio con noi per dirci che ogni battaglia con Dio è vinta. E se andiamo con questa coscienza a quel punto, perché lei dice che la vita è passeggera, che la vita è corta, che ci aspetta eternità. Se vediamo la vita così, a quel punto non abbiamo più paura di niente, perché Dio è con noi. Senti Maria, adesso voglio fare un'altra domanda, no? Perché la Madonna ha detto, desidero ringraziarvi per la vostra perseveranza. Volevo dire, secondo te, Međugorje oggi, che è solo una cittadina di 4-5 mila abitanti, all'inizio erano forse un migliaio, ha conservato ancora quella forte identità che aveva agli inizi, soprattutto il timbro della preghiera che faceva sì che tutta la piana di Međugorje era una grande preghiera. Questa caratteristica, secondo te, è rimasta? Ma è rimasta di più, perché a Međugorje sono nate, anche stasera a modo speciale, parroco diceva alla fine che Međugorje sta con le vocazioni, sta rinnovando anche sacerdoti, tante vocazioni di sacerdoti, delle suore, di consacrati, che ci sono delle famiglie, dei gruppi di preghiera che sono un po' nel tutto mondo, e la Madonna proprio questo ha fatto, perché a Međugorje, adorazione che si fa a Međugorje, che tanti hanno imparato, hanno portato da Međugorje in tutto mondo. E qua noi ieri abbiamo fatto adorazione tutta la notte, e stanotte è tutta la notte. Qua si prega come nessuna parte del mondo. Dove hai visto che tutta la notte si fa adorazione? Dove, noi abbiamo fatto la novena, nella novena c'era gente giorno e notte che camminavano su e giù dalla collina dell'apparizione, la collina della croce, via Crucis,
dal dolore della Via Crucis alla gioia con la Madonna sulla collina dell'Apparizione, pellegrini croati che per giorni stanno camminando per arrivare oggi a ringraziare la Madonna. Ci sono 150 chilometri piedi che hanno fatto giovani, che sono arrivati oggi. Stamattina prima messa abbiamo fatto alle 5 di mattina, e tutto il giorno, tutte le lingue. E poi c'è anche questo fatto che arrivano a Medjugorje 5-6 mila sacerdoti ogni anno, e questi si rinnovano nella preghiera e portano la preghiera nelle loro parrocchie. Esattamente. Qua io non lo so quante vocazioni sono nate, ma sono nate perché qua vede la Chiesa giovane, la Chiesa che Spirito Santo sta guidando, e questa è la Chiesa che per noi è bellissimo vedere, giovani quando cantano, gente che canta. Anche noi questi giorni con le testimonianze, non lo so se sentite, sto facendo una fatica a parlare perché la mia voce ormai sta andando, e ho detto importante che resisto fino a stasera, fino a mezzanotte, e poi sono a posto. Perché ti domani... sentiamo benissimo, forte e squillante. Ma non è così, perché andando alle al mattino, noi ormai questi giorni stiamo dormendo pochissimo, perché si dice tante volte che a Medjugorje 3-4 ore bastano, perché ci sono tante bellissime cose da fare, da vivere. Cioè, ho sentito dire che tu e Ivana in tutta questa novena siete amati prestissimo sulla collina dicendo il rosario con i pellegrini. Sì, quello era insieme con pellegrini, poi abbiamo fatto anche da soli, poi era apparizione straordinaria sulla collina la sera, eccetera. Erano giorni molto belli, molto forti, e anche la novena, rinunce, e tante piccole cose che abbiamo offerto alla Madonna per la pace nel mondo, perché lei ci ha preso come suoi strumenti, e non soltanto noi veggenti, ma anche tutta la parrocchia. Sì, possiamo dire che il fervore delle origini continua anche adesso. Sì, sì, con una gioia immensa. E anche ho visto, e mi ha colpito molto, vedendo intorno la Chiesa, la gratitudine per la presenza della Madonna che è ancora con noi, che Dio la lascia ancora con noi, perché lei è la nostra guida, la nostra speranza, la nostra gioia, nostra, diciamo, nostro filo che ci lega con Dio, certo, con Paradiso. Allora Maria, quale messaggio dobbiamo, noi che non siamo potuti partecipare a questo grande evento, però abbiamo partecipato da casa, quale messaggio lasci a noi? A voi quello che dice la Madonna, di perseverare nella preghiera, ecco, con la fede, perché oggi non c'è tanto da parlare, ma c'è da vivere con la fede, messaggi della Madonna, e testimoniare con la nostra vita, perché questo anno noi abbiamo sentito che quelli dove il diavolo ha cercato di distruggere di più sono italiani, perché sono molto meno italiani a Medjugorje attraverso giornali, giornalisti che hanno calunniato, hanno parlato le cose false contro di noi, e per questo dico non dovete lasciare a Satana che vi distrugge, perché Medjugorje è la speranza. Medjugorje è la gioia con incontro con Dio, Medjugorje è la Madonna, e per questo dico non dobbiamo abbatterci, ma dobbiamo andare nel quella perseveranza che la Madonna stasera dice, con la speranza nella vita eterna, con la fede e con la preghiera. Ecco, questo vuole essere per me, per voi, il mio messaggio. E poi grazie, cuore canterà, canterà la pace, gioia e la speranza nella vita eterna. E grazie. Come sempre, questi giorni vi ho portato nel mio cuore. E abbiamo detto anche stasera, durante l'apparizione, che offriamo tutti voi alla Madonna, tutti i radioascoltatori, tutte quelle sofferenze, tutti quelli che sono ammalati, che hanno da offrire a Gesù le loro sofferenze, tutte quelle persone che hanno le croci, che con Dio sono, Dio è con loro, e non mollate la preghiera, non lasciate
la fede, anche quando arrivano le tribolazioni. Dio è con noi, la Madonna ci sostiene. Certo, Maria, comunque il diavolo opera soprattutto in Italia, perché in Italia c'è Radio Maria. Perché il popolo italiano è generoso, è certo, aperto, e vuole distruggere questo popolo meraviglioso che la Madonna ha chiamato, e anche, io credo, la Madonna è nel cuore profondo del popolo italiano, perché il diavolo sa cosa fa, per questo non dobbiamo lasciarlo vincere. Certo, non avrà nessun risultato questo, ma comunque, Maria, noi dobbiamo essere come Santa Giovanna d'Arco, forti e avanti, con quello che Gesù ci ha detto, quello che la Madonna ci dice, forti e avanti, nella fede, nella preghiera, con la convinzione. Mi fa piacere quello che dici tu, perché in fondo tu sei croata, ma sei anche italiana. E può essere, io credo che la Madonna mica per niente mi ha mandato in Italia. Ecco. Bene, Maria, ti ringrazio per questa bellissima testimonianza che ci hai dato, siamo anche noi molto contenti per questa grandissima festa che c'è stata, anche ieri con la Marcia della Pace, che era numerosissima, e quindi diciamo accogliamo con gioia questo invito della Madonna a essere forti, decisi nella fede ed essere perseveranti. E adesso, Maria, concludiamo con la preghiera. Sì, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. L'anima mia magnifica il Signore, e mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e la terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato Gesù e Maria. Regina della Pace, prega per noi, per il mondo intero. Grazie, Maria, di cuore, per la bellissima testimonianza che ci hai dato. Uniti nella preghiera, stasera, stanotte, tutta la notte siamo nell'adorazione, pregando e ringraziando la Madonna, che è Regina della Pace, che abbiamo bisogno per pace nei nostri cuori, per pace nelle nostre famiglie.